La seconda persona che sta a mio fianco qui è Roberto Quaglia, e con lui abbiamo una storia del tutto diversa, perché lui è uno scrittore di fantascienza e io anche. E ha fatto il più bel libro sull'1 di settembre, devo dire, suo, una straordinaria, diciamo così, riassunto, ma letterariamente splendido, che vi suggerisco di leggerlo se lo troverete. Ci siamo conosciuti così da lontano e adesso ci stiamo in qualche misura riavvicinando attraverso la Russia. Roberto ha scritto una delle due prefazioni al libro, che non compare nella copertina, perché l'editore ha pensato che Nikolaj Lilin, che sicuramente io ringrazio moltissimo per la sua prefazione, come dire, era un nome più noto, mentre in Italia Roberto è meno noto, ma comunque io ritengo che la sua prefazione sia splendida, devo dire perché l'edizione russa, che è già uscita proprio in questi giorni, ha invece la sua controcopertina tutta attraverso una citazione di Roberto al libro, quindi cioè, non è in prima pagina sulla copertina di questo libro italiano, ma invece nella pagina fondamentale del libro russo. Il libro uscirà, dico per informazione, anche in Francia nei prossimi giorni ormai, ed è in corso una traduzione in inglese, quindi sarà il primo libro che esce in quattro lingue, cosa che mi fa molto piacere, perché questo libro vorrei molto che fosse letto dal pubblico anglosassone. Questo potrebbe avere una certa importanza, in fondo è scritto per metà, è scritto proprio per il pubblico occidentale, e quello americano è molto importante. Quindi, come diceva Marcello prima, facciamo una cosa brevissima e poi sentiamo le domande, perché credo che la cosa migliore sia sentire le vostre curiosità e le vostre domande su questo libro, per chi l'ha letto e per chi non l'ha letto, come introduzione al desiderio di leggerlo. Quindi do la parola a Roberto per la sua presentazione. Grazie, cercherò di essere brevissimo anch'io. Sono stato molto contento, appunto, e anche sorpreso quando mi è stata chiesta questa prefazione. L'ho scritta, spero che vi piaccia, e questo libro è, secondo me, appunto, sono stato molto contento di scrivere questa prefazione, perché questo libro autenticamente credo sia un libro molto importante. Quando si parla di politica c'è sempre molta confusione su cosa si intende per tale. Ci sono tanti livelli di politica. In piccolo è già politica anche le beghe di una lite condominiale, e purtroppo la gente tende spesso a fare confusione tra i livelli di politica e si perde in piccole diatribe su problemi che stanno ai problemi grandi, come diciamo la tinteggiatura di una parete a un edificio che brucia. Ecco, noi siamo adesso in un momento storico per l'Europa e probabilmente per il mondo intero dove l'edificio ha iniziato a bruciare. Non lo vediamo ancora, ci sono voci autorevoli che hanno detto che ha iniziato a bruciare, c'è addirittura il Papa che ha detto che siamo nella terza guerra mondiale, non la vediamo, è un nuovo tipo di guerra, non la vediamo in televisione, quindi non ci crediamo, però siamo in un momento storico drammatico dove gli eventi precipitano, e in questo contesto, se non capiamo quello che succede, quando poi ci troveremo a sbattere la faccia contro il muro sarà troppo tardi. Ecco, questa è la politica di alto livello. Il libro di Giulietto è un libro al massimo livello della politica di oggi, nel senso affronta il problema più grave che riguarda il nostro futuro, la nostra stessa sopravvivenza di italiani e di europei. Sembrerà che io stia esagerando, ma questo è solo perché siete abituati eventualmente alla camomilla della politica dei talk show, dove parla appunto della politica minima, dei bassi livelli, delle cose che comunque le rigiri non cambia nulla. Qui stiamo parlando di cosa vuole fare l'Europa del proprio futuro, di cosa voglia fare l'Europa del proprio futuro, quale sarà il futuro a livello geopolitico. Avremo relazioni pacifiche, di collaborazioni, una relazione win-win con il resto del nostro grande continente eurasiatico, la Russia, la Cina, eccetera, oppure avremo un futuro di guerra con costoro. Sembra che non abbiamo scelta, perché in realtà
ci viene presentato un percorso ineluttabile verso uno scontro che in realtà è evitabilissimo, basta volerlo. Il tema è che la politica europea attuale, e quella italiana ancor meno, non sono decise in Europa e siamo appiattiti su dei diktat che vengono da fuori. È un momento, diciamo, critico, e capire che cosa ci ha spinto in questa irrazionale avversione verso un grande paese, la Russia, che quando parla di noi parla dei nostri partner europei, che quando parla dell'America parla dei nostri partner americani, e noi parliamo del nostro più grande nemico. Così si sono espressi gli americani, così si sono espressi gli inglesi, così si sono espressi molti europei, che vedono la Russia come la loro più grande minaccia. Ecco, queste, se le parole hanno un valore, sono indicatori gravissimi della situazione. Abbiamo una parte, quella russa, che parla di noi come i nostri partner, nonostante tutte queste provocazioni, nonostante tutti questi insulti, perché quando qualcuno ti dice che tu sei la sua minaccia, tu potresti anche nervosirti alla lunga e dire, vabbè, se questo è quello che vuoi. In realtà la pazienza che stanno dimostrando è grande. Noi ricompensiamo come Occidente questa pazienza con un incremento costante di aggressività nelle parole, nei fatti, nelle provocazioni, nelle esercitazioni militari davanti alle loro coste, esercitazioni davanti alle loro coste, che poi i nostri giornali, e lì andiamo nella serpe in seno, nel vero responsabile di questo zeitgeist malefico in cui viviamo, i nostri giornali dipingono come una provocazione della Russia. Cioè, noi gli andiamo davanti a casa, c'è stato un caso la settimana scorsa, un aereo militare americano davanti alle coste russe nel Baltico con il transponder chiuso, e questo è molto importante che si sottolinei, perché il transponder è, diciamo, l'elemento pacifico di un aereo che comunica a tutti a che altezza si trova, cosa sta facendo, eccetera. Col transponder che viene intercettato, e la Repubblica riesce nel titolo a presentare anche questa come una minaccia russa, che l'aereo che è stato intercettato in modo ostile dai russi. Ecco, è per via di questo coro di titoli menzogneri sulla stampa tutta occidentale, con pochissime eccezioni, che poi si diffonde questa russofobia, questa putinfobia, questo atteggiamento irrazionale, emotivo, contro un paese e il governo di un paese che quando parla di noi ne parla sempre con simpatia e con grande amichevolezza.